Ho fatto tutto, mi manca la torta. Sì. Come ti chiami? Mavi. Hai chiamato poi quella dell'incidente? No, ancora no. Ho incontrato una. Una chi? Una. Quando ci vediamo? Se no ti chiamo io. Che fai? Guardo la mia famiglia. Ti sembra giusto, compadre, venire a sapere queste cose da casa? A volte la notte resto sveglio, aspetto che tu abbia quella porta. Caterina ha mangiato? Non lo so. Che vuol dire non lo so? Ha mangiato sì o no? Leo! Capito, bambina! Devo capire la bambina! Caterina sta con me e quando stai meglio te la faccio vedere. Ciao, amore. Tu pensi tutto alla rovescia. Allora perché mi ami? Io ti odio. Sei tu che pensi alla rovescia, lo prendi come amore. Pizza, Ferrari, paparazzo. Fellini si è inventato il nome paparazzo. Grazie a lui nasce una professione conosciuta in tutto il mondo. Paparazzo deve essere un esperto alla provocazione del personaggio. Esce dal locale, uno va sotto col flash, sbandando si nasconde, mi prende la macchina, me la spacca in testa. Sono 3-4 foto che fanno il giro del mondo. Sono stato 163 volte cure sanitarie, tumulti di piazza, cronaca nera, rapine, suicidi. O ti meneva la polizia o i manifestanti. Dove ti mettete, sono botte. Sentendo la radio della polizia, vede che parlano 4 minuti di un fatto, di una via, tu che sei scemo, che fai? Ci vai. Via Veneto per me era un teatro, facevo su e giù e guardavo la gente, intanto che era tutta gente felice, tranquilla, sorridente, gente vestita bene, con classe, c'era di tutto e noi eravamo il pubblico che guardavamo questa gente incantata e tutti volevano andare via Veneto, insomma era una magia. Sei un po' grande per dormire con papà. Voglio dire, hai allungato quella bracciata che è una meraviglia, ma ti rendi conto, l'hai stracciati tutti quanti? Poverino, che salto che ha fatto! Ma che stai dicendo? La mia manica si stanno a mettere in piedi. Visto come sono grandi. Tu sei il primo. Papà ha fatto per 2 giorni. Dove vai? Oh, vado a prendere l'attrezzatura nuova. Fatto l'ipoteca. Papà da oggi è imprenditore di se stesso. Papà, mamma è tornata. Vai fuori. Ti prego, non fammi papà. Fuori. Io voglio entrare con mamma, voglio entrare con te. Proprio a me mi doveva capitare una così. Io non me ne andrò mai più. Non me ne vado più. Rodríguez, Roberti me habló de vos.
esta segunda temporada vamos a explorar un Buenos Aires muy duro. ¿Dónde está tu hijo, pendejo de mierda? Nadie en el mundo desaparece, todo desaparece dejando una cicatriz en un lado. Sí, claro, si recompensa me interesa. La trama es un caso que le llega a Fabián, que era un caso que Doberti dejó pendiente en el pasado. Y el placer de su vida es revelar la verdad de lo que se oculta siempre de maneras horribles. ¿Dónde está el pibe? ¿Dónde está el pibe? Ustedes vivieron en mundos distintos todo este tiempo. Intenta esta relación con Fabián como el rol de padre y yo como el rol de hija y cómo relacionarme con los demás. ¿Pensás que está vivo? La madre tiene esperanzas. Para mí está muerto. Y vos creías lo mismo. El significado justicia para Fabián tiene un sentido cuando está avanzando y cuando cree que va a resolver un caso. ¿Por qué no tienen nada? No tienen ni un sospechoso, ni uno solo. Y otro cuando entra la burocracia. Hay que tener cuidado donde uno mete la nariz. Puede confundirse la cueva inocente de un conejito con el orificio anal de un oso. ¡Hijo! ¡Alta policía! No sabes por lo que estoy pasando. Vos ya pasaste por esto. Yo no pasé, sigo pasando.